le Olimpiadi, il PNRR, l'Italia è chiamata al rispetto di scadenze stringenti ed importanti. Le chiedo di fare un po' il punto rispetto a queste tematiche. Innanzitutto grazie, i bimbi sono felici anche perché saltare il lunedì mattina a scuola è tanta roba, e quindi sono contento di essere complice di questo bel lunedì. Grazie ai privati che ci stanno lavorando, grazie agli operai, grazie ai progettisti. Poi arrivo a qualcosa di attuale, codice degli appalti, codice della strada. Fatemi dire che da milanese, che ha fatto più di 20 anni in consiglio comunale, ha fatto in questa zona, esattamente in quell'angolo là, tanti presidi contro lo spaccio, contro il degrado, con i comitati di quartiere, i ripamonti, all'inizio e alla fine, sapere che questa è una zona restituita alla città è qualcosa di importante, quindi ringrazio le amministrazioni comunali di Milano che si sono succedute. Ricordo quando eravamo in pochi a parlare di Olimpiadi invernali Milano-Cortina, perché adesso si dà per scontato, però se torniamo a 4-5 anni fa si contavano sulle dita di due mani quelli che credevano nel dossier Milano-Cortina. Oggi ci siamo. Sapere che qua arriveranno 1400 atleti e domani 1700 studenti da tutta Italia è qualcosa di emozionante. E io devo dire che da ministro delle infrastrutture ho vissuto 11 mesi belli, complicati, sfidanti. È un ministero dove non puoi sbagliare, dove di filosofia e di sociologia ne fai poca, perché il cantiere lo apri o non lo apri, la ferrovia o la fai o non la fai, il porto e l'aeroporto, il villaggio olimpico, il Bob, il ponte sullo stretto, lì non puoi inventarti scuse, o c'è o non c'è. Però devo dire che in 11 mesi abbiamo accelerato, abbiamo avuto un'ottima collaborazione con gli enti locali, è un ministero dove i sindaci sono di casa. Settimana scorsa ho incontrato il sindaco di Milano per parlare della mia città, io ovviamente ho l'onore e l'onere di occuparmi di 8.000 comuni, però se uno è nato a Milano, è cresciuto a Milano e vive a Milano, è chiaro che un occhio particolare per i gasometri della Bovisa, per la statale che andrà a Maindarò, per lo scalo Romana e per tutto quello che sta avvenendo a Milano, la metrotranvia fino a Limbiate, l'allungamento dalla metro a sud verso Opere, a nord verso Monza, è qualcosa che sulla scrivania del ministro è assolutamente presente e attuale. Sono assolutamente fiducioso e ottimista, lo dico non a beneficio di chi è seduto ma dei colleghi giornalisti. Tutto quello che riguarda presunti litigi, presunte preoccupazioni è assolutamente, totalmente, pienamente infondato. Il primo messaggio che mi scambio la mattina è con Giorgia, sorridiamo spesso e volentieri delle rassegne stampa e tiriamo dritti. Sono convinto che l'economia italiana sia solida, le imprese italiane siano sane, le associazioni e i lavoratori italiani siano fra i migliori. Chiuderemo quest'anno crescendo più della Germania, spendendo meno della Francia e con meno infrazioni europee della Spagna. Quindi questo per tutti gli uccelli del malaugurio, che comunque vada, per l'Italia è un problema. Sono orgoglioso, e lo dico al di là dei colori politici, di quello che fanno i nostri sindaci, i nostri governatori e i nostri imprenditori, e se teniamo la barra dritta l'Italia nei prossimi anni sarà quella che andrà più lontano di tutti, e lo dobbiamo a loro, a quei bimbi lì, a cui faccio i migliori auguri, ragazzi, perché poi Milano e l'Italia saranno vostre, l'Europa sarà vostra e ce la metteremo tutta per non fermarci un attimo. Quindi se questa mattina, faccio un esempio, la prima ora di emissione dei buoni del Tesoro Postale Valore, che è riferita non ai grandi investitori istituzionali, a Banca Intesa o ai fondi americani, ma ai piccoli risparmiatori italiani, nella prima ora di emissione dei BTP destinata alla signora Maria, all'artigiano, al pensionato e al piccolo imprenditore, più di 25.000 italiani hanno firmato e lo Stato italiano ha incassato quasi 1 miliardo nella prima ora. Quindi quelli che si piangono addosso, quelli che raccontano un'Italia che va indietro, non fanno un dispetto a Salvini o alla maggioranza di governo, non fanno il bene dell'Italia. Ora, il mio non è l'ottimismo alla moda di quella pubblicità, no, è un ottimismo fondato sui fatti e sull'estrema fiducia che ho nel sistema Italia, nei suoi amministratori di qualunque colore politico e nei suoi imprenditori e nei suoi sportivi
e da milanista sono convinto che andremo lontano anche da quel punto di vista. Quindi un applauso più forte per la prima squadra di Milano, cortesemente. Perché dici no te? Sei con la maglia blu, sei interista? Sei interista? Dov'è la maestra? Vabbè, dai. Dividiamoci sul derby, ma andiamo avanti veramente. Io lo dico, quello che ho alle spalle e mi taccio è l'esempio dell'Italia che si mette insieme, che unisce amministrazioni di colore diverso, imprenditori, associazioni, volontariato e sportivi. E io penso che se l'Italia è messa in grado di competere ad armi pari con tutti gli altri paesi europei, non ce n'è per nessuno. Quindi prendo questo lunedì di caldo ottobre, è la festa dei nonni, a proposito bimbi, ricordatevi di salutare nonno e nonna, in bocca al lupo, veramente chi ha organizzato questa mattinata mi ha fatto un regalo bellissimo. Dovevo essere a Torino, mi collegherò via call, dovevo essere a Trento la mattina, l'abbiamo spostata al pomeriggio, perché da milanese, da italiano, esserci questa mattina era veramente importante ed emozionante. Quindi buon lavoro, buone Olimpiadi e buona vita a tutti. E viva Milano e viva l'Italia.